Quello dell'accensione dell'albero di Natale di Pesaro è ormai diventato un appuntamento fisso sia per i cittadini ma anche per i numerosi intervenuti da fuori città. Apertura ufficiale sabato scorso in Piazza del Popolo per la tanto attesa accensione e partenza degli eventi natalizi. Tra show di luci, giochi d'acqua, musica e coriandoli, la piazza si è animata quest'anno con l'accesso limitato a 3.500 persone che con cellulari alla mano hanno immortalato questo momento unico. La serata è stata anticipata dal racconto di una favola dedicata ai temi ambientali, scritta da Massimiliano Santini e animata dai disegni dei ragazzi del Mengaroni. A seguire, dal balcone del comune, è stata la volta della voce di Ilaria Urloni, sedicenne pesarese dell'Accademia di Musica Zero Crossing, che ha attirato l'attenzione della piazza. A luci spente, la sedicenne si è esibita sulle note di Can't Help Falling in Love, il brano reso celebre dalla versione di Elvis Presley che, insieme agli altri cantanti sul palco, hanno acceso le oltre 80.000 luci LED disposte sull'albero più illuminato d'Italia. Davvero tantissima gente, un grande entusiasmo, ogni anno uno spettacolo nuovo, più bello, ed è la dimostrazione che questo è il periodo per noi molto importante dal punto di vista turistico, perché con la ruota, con i mercatini di Natale, questo è diventato uno dei momenti dell'anno più belli per visitare la nostra terra, e al tempo stesso questa manifestazione è davvero un biglietto da visita straordinario da mandare in tutto il mondo, una cartolina fatta di foto, fatta di video, fatta di emozioni, che dimostrano il grande cuore di Pesaro, la voglia di avere una città sempre più bella, sempre più ricca di eventi, piena di gente e di conseguenza più competitiva. Anche quest'anno, installata al centro della piazza, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che sarà aperta per tutto il periodo natalizio. L'accesso a tutti, dai 3 anni ai 90 anni, quindi è aperta veramente a tutti. Uno spettacolo che ha incantato tutti i presenti, dai più piccoli ai più grandi. È stata molto bella, ha avuto una bella iniziativa, Ricci, è stato molto bello anche lo spettacolo delle fontane. Molto bello anche chi ha creato il video, bello, ogni anno è un'emozione unica, ma veramente, proprio mi emoziona.